osservazioni principali le abbiamo poste, quindi adesso sono in posizione di concludere questa parte introduttoria. No, abbiamo qui un testo, ecco, lo posso introdurre brevemente, un testo interessante, se volete, della letteratura apocrifa. Sapete che gli apocrifi non sono canonici, amplificano il contorno, ma a volte sono interessanti e anche colgono il segno. Credo che questa rilettura del libro di Adamo ed Eva apocrifo, della questione del peccato originale, sia abbastanza fedele. Dice così, dunque, gli apocrifi riprendono e talvolta amplificano questo motivo, il tema della che cosa? Della invidia angelica, con tratti talvolta pittoreschi. Per esempio, nel libro di Adamo ed Eva si dice che dopo che Dio creò l'uomo, chiamò San Michele e gli diede l'incarico di invitare tutti gli angeli affinché venissero ad adorare quella che è la sua immagine e somiglianza. Gli angeli affluiscono, ma serpeggia un certo malumore e alcuni alla fine dicono in sostanza no, non ci sentiamo di inchinarci, di adorare questa creatura fatta di fango, noi che siamo creature fatte di spirito e di fuoco. E da lì comincia la ribellione. Quindi, sì, per tirare un po' le file, abbiamo visto la questione, no? Della finalizzazione di tutte le promesse alla coinonia. Chiaro che la comunione con la natura divina, ovvero l'assimilazione al Cristo di gloria, passa attraverso la compartecipazione al destino di morte e risurrezione inscritto nel mistero pasquale del Cristo, autore della salvezza ed elevato a perfezione per mezzo della sofferenza. Pazzema, una sofferenza, una passione, una sofferenza. Ed ecco quindi le ragioni della sofferenza, dell'economia della sofferenza, come è citato, nell'economia cristologica. È così che si giustifica, si sostiene, e si sostiene la causa finale della finalizzazione alla coinonia. Questo essere comuni con la natura divina è ciò che nella tradizione mistica soprattutto, ma anche teologica, felicemente, è chiamata la deificazione. Ecco la questione della deità, della deificazione. Della deificazione quale promessa ed eredità antropologica del mistero di incarnazione cristologico. Dunque, per gli angeli abbiamo riconosciuto la diaconia, per gli uomini abbiamo riconosciuto la coinonia, ovvero la coinonia come deificazione, come eredità antropologica, come prerogativa esclusivamente antropologica. E direi che con questa prospettiva direi che possiamo a questo punto limitarci e chiudere